Eccolo qua, l'appuntamento, il primo è quest'oggi, è la cena a 8 mani con 4 ristoranti dell'Alleanza di Slow Food, e questa sera l'appuntamento è al Crotto del Sergente. Allora, dove siamo quest'oggi? Con Massimo Croci, il Ciao a titolare. tutti, Ciao Massimo, ciao ciao. buongiorno. Senti, allora intanto, anzi no, è il secondo incontro questo, non è il primo, è il secondo incontro. Chi sono gli altri che con te fanno parte di questa alleanza e che cosa farete? Sì, Come fa? siamo 4 ristoratori nel Comasco che fanno parte dell'alleanza di Slow Food e siamo l'Emanuele Riva della Cava dei Sapori. Ok. Noi, il Crotto del Sergente, poi c'è il Crot del Murnè e Luca ad Ad Albavilla Albavilla, e per esatto. finire la Pamela Lanterna a Lanterna. Cressogno. Ah, ok, sul Ceresio praticamente, Esatto. esattamente. E ognuno di noi proporrà un piatto e per fare questa serata saremo tutti presenti a proporre le nostre specialità e i prodotti Quindi del territorio. l'antipasto lo fa il Murnè, la lanterna fa il primo, voi fate il Secondo è il secondo, dolce. esatto, esattamente. E il pane e le focacce le Nella fa. cava dei sapori. Esatto. Ecco, questo è il costo della serata e questa è, vi faccio vedere anche la mail e il telefono per le prenotazioni. Sono degli incontri davvero molto, molto particolari. Slow Food da sempre propone questo incontro in particolare, ecco, sul territorio, la valorizzazione dei prodotti buoni e del Giusto, sani, territorio, giusti. sani e del territorio, giusto? Poi ci Esatto. tiene tanto Moglia su questa cosa. Esatto, perfetto. Sì, no, io ho sposato da anni ormai questa filosofia e devo dire che i risultati ci sono e piace sapere che ci sono anche altri ristoranti che stanno aderendo a questa filosofia. E c'è sempre successo in queste serate, stasera abbiamo ancora pochi Ecco, posti, ce ne sono ancora di posti a proposito. pochissimi, ma ci sono, qualcosa c'è ancora. Sì, poi anche perché sono cifre veramente irrisorie, compreso il bere, ogni portata al suo vino, cioè sono cene veramente speciali, non si fanno a scopo di lucro, ma si fanno per far conoscere veramente queste realtà. Proprio il prodotto del territorio, ecco. Esatto. Sto guardando che cosa proponete voi, Noi abbiamo il vitello missoltinato, scusa, che cos'è è questa una cosa? sorta di vitello tonnato che ha creato il nostro chef con del lombo di vitello cotto a bassa temperatura, servito con una salsa, una crema al missoltino, che sarebbe Solo questo vale la pena, giusto? assolutamente incredibile questa cosa, Massimo. Beh, c'è anche la ricerca. Ecco, Sì, questo è importante. assolutamente, C'è anche la assolutamente, ricerca, perché è sì. vero i prodotti buoni quelli lì, ma anche la ricerca, no? Esatto, noi non perdiamo mai tempo, andiamo sempre nelle varie fattorie, nei vari produttori, a scoprire nuove realtà e il bello del nostro lavoro anche. E poi quando lo riproponi al tavolo ci sono sempre dei giudizi positivi. È anche bello lavorare con i prodotti della terra, con i prodotti del nostro territorio, ripeto, con i vini, con formaggi, carni, salumi. Ecco allora, quindi lo vedete, l'appuntamento è questa cena a 8 mani, perché in effetti in Eh sì, questa realtà gli chef sono 4, è 8 mani, quindi. è la seconda serata, poi ci sarà una terza serata al Crot del Murnè e un'altra a Cressogno. Sempre noi 8 che facciamo questi piatti, cambieremo Ecco, lo vedete, la simultaneamente. ricerca del territorio è bella perché c'è anche il bottone di Lago allo zafferano di Osteno. Questa è una cosa particolarissima che propone appunto la lanterna di Cressogno. Insomma, se volete scoprire qualcosa di diverso del nostro territorio, l'appuntamento, eccolo qua, ve lo faccio vedere per questa sera. Questo è il prezzo, questa è la mail, la prenotazione, il telefono, insomma, c'è tutto. Come sta andando in generale la No, stagione? molto molto Mi bene, pare che, insomma, non molto bene, potete sì, lamentarvi. è sempre una esponenziale. L'anno scorso è stato un delirio con i turisti sul lago di Como e quest'anno si sta ripetendo. Forse non siamo troppo preparati a livello turistico e ci sono anche delle problematiche che andrebbero risolte, però vabbè, questo è un altro discorso. Grazie Massimo e buon Grazie a voi, lavoro. grazie Grazie. mille, ciao a tutti.